E Gesù mormora, proprio da quell'immagine, che cosa gli dice? Francesco, va, ripara la mia casa, che come vedi sta andando in rovina. Francesco si mette subito all'opera, ripara lui stesso, compra un po' la calce, le pietre, altre cose, per riparare questa chiesetta diroccata, ma non era quello il senso. Un secondo momento Francesco capisce, cioè il Signore lo illumina dicendogli: Francesco, la mia casa è la chiesa, la mia casa, gli abitanti di questa casa sono i cristiani che, come vedi, sono sbandati, sono disorientati, sono smarriti come oggi. I monaci ci sono, pregano, ma sono limitati, sono confinati, sono chiusi nei monasteri. Il clero pensa ad altro: armarsi, difendere i territori, darsi la bella vita. Francesco, vedi? Vedi tu stesso, ti rendi conto? È Gesù che impegna Francesco, è Gesù che rivela il suo cuore a Francesco. Francesco è diventato amico di Gesù, Francesco, e gli dice tutti i segreti. Francesco, mi puoi aiutare a salvare il mondo? Dammi una mano, per piacere. Gesù diventa colui che chiede l'elemosina a Francesco. E Francesco subito si rimbocca le maniche e dice: Signore, tu hai dato la vita per me. Io sono qui pronto a dare la mia vita per te e per il tuo popolo. Amen.